Con noi la torre delle due mete dei Medici, i Zileri e Broglia, due mete però che non sono bastate. No, non sono bastate, non si può, cioè, l'abbiamo segnato, ma è stato un lavoro di tutta la squadra, che abbiamo fatto due mete da drive, siamo contenti che almeno il drive nel secondo tempo ha funzionato, peccato per il risultato finale, potevamo fare di più. Nel primo tempo voi non eravate in campo, siete subentrati nella ripresa, peccato però i Medici sono stati proprio qui, in questo punto, per tanti minuti, hanno varcato due volte la linea di meta, non sono riusciti a schiacciare. Sì, cioè, sicuramente è anche un fattore di fortuna, no? 50 e 50, spesso ci va bene, spesso ci va male, ovvio che è anche difficile dare un giudizio su certe situazioni, comunque siamo sicuri anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo, non è il migliore dei modi forse, ma comunque abbiamo dato il massimo. Niente. Una partita difficile, un Viadana ostico, una gran difesa, forse quella che è stata la forza dei Medici nella scorsa partita a Rovigo, oggi l'hanno messa in campo in Viadana, hanno difeso benissimo. Sì, hanno difeso molto bene, hanno fatto mete penso sui nostri errori, capita anche perdere, dispiace dopo una prestazione come settimana scorsa e pensiamo a domenica prossima a Verona. Ed ora sì, c'è da prepararsi ancora, stringere i denti e provare ad andare a vincere le prossime partite per tirarsi su dai bassi fondi della classifica. Sì, sappiamo comunque che è un campionato abbastanza livellato, non ci sono partite semplici, partite più difficili, sono tutte allo stesso modo, ce la possiamo giocare con tutti e tutti se la possono giocare con noi allo stesso modo. Quindi ovviamente il lavoro sarà duro, come sempre. E puntiamo a fare il nostro meglio.